ciao ragazzi e bentornati sul mio canale di easy trading oggi ovviamente torniamo a parlare dei mercati facendo un po di analisi tecnica dopo qualche giorno di pausa in cui come avete visto dai miei video ho preferito rilassarmi piuttosto che stare troppo dietro alle paranoie dei mercati ma in questo caso è giusto tornare a fare un po di analisi tecnica perché quello che sta succedendo sui mercati sono delle avvisaglie abbastanza pericolose andiamo subito quindi a vedere cosa sta succedendo sul nasdaq allora, il Nasdaq è il nostro, eh, quello che per me è un po' il, diciamo, il segnalino, eh, quello che guida un po' i, i, i segnali che possono dare i mercati. In questo momento il coronavirus sta in, in qualche modo manipolando l'andamento dei mercati. Eh, è un problema sicuramente grosso, non è un problema secondo me così grave come lo vogliono dipingere. In Italia è scoppiato già un bel caos, come ben sapete. E cioè, beh, la cosa mi fa abbastanza sorridere perché poi i mercati, ovviamente, questo reagiscono in maniera abbastanza violenta perché i speculatori su queste cose qua ci sguazzano. Adesso andiamo un attimo a vedere comunque cosa sta facendo il Nasdaq, che, che siamo proprio in pieno della sessione pomeridiana americana. Se... Torniamo un attimo, eccoci qua. Ok. Allora, riportiamo il tutto, ecco qua il Nasdaq. Allora, come avevo detto ieri nel mio post molto velocemente sul, su EToro, per chi mi segue sulla piattaforma EToro, il Nasdaq ieri era andato a sfiorare la quota 9000, che è un, un livello molto importante perché come potete vedere dalla resistenza da questo supporto che io ho tracciato, vedete qua questa barra verde qua, è un supporto che potrebbe indicare o un rimbalzo o una forte discesa in questo momento il Nasdaq come vedete sta quotando a 8990 8996 era già arrivato a 8980 quindi era già sceso sotto poi era tornato sopra i 9000 e, e quindi come potete ben immaginare in questo momento qui si sta combattendo una guerra abbastanza forte vediamo un attimino sul 2 ore giusto per farvi capire un po' meglio che cosa sta succedendo. Allora, questa verde, come vedete, è il supporto che ho tracciato, vedete, qua dal 27 gennaio, su questo supporto ci ha già rimbalzato 1, 2, 3, quasi 4 e adesso siamo alla quinta. Cosa possiamo dire? Eh, dal mio punto di vista, se questa sera si dovesse chiudere sotto questo supporto ci sono forti possibilità di andare a cercare i prossimi livelli del Nasdaq tra 8.008 e 8.006 dopodiché se ne riparla ancora più in basso a 8.003 vedete quindi il famoso ritracciamento che tutti stavano aspettando da mesi per cui il secondo, secondo molti me compreso i mercati sono piuttosto sovradimensionati molto pompati il famoso ritracciamento che tutti si aspettano potrebbe essere giunto al traguardo, cioè nel senso che potrebbe essere cominciato con la scusa del coronavirus, anche se i fondamentali senza questa problematica del coronavirus erano ancora di crescita, però non tutto il male viene per nuocere, eh, in questi casi cosa si fa? Eh, si aspetta, si cerca di aspettare che i mercati esauriscano la loro crisi, la loro schizofrenia, in questo momento c'è molta volatilità, per cui operare in queste condizioni è molto molto rischioso, e Come sempre si compra il basso, ok? Quando i mercati arrivano al basso, o almeno quanto si presume che siano arrivati al basso, si cerca di riacquistare. Ora è difficile dire, qua, se siamo già arrivati al basso, perché comunque, come vedete, il ritracciamento di ieri è stato molto pesante e quello di oggi in questo momento è ancora abbastanza, eh, diciamo, non dico leggero, ma siamo in meno 1,10%, è abbastanza. Eh, contenuto, eh, uff, cosa possiamo dire? Io mi aspetto che, eh, anzi, faccio subito vedere una cosa. Scusate se sono un po' uh, di corsa oggi, ma sono appena rientrato e stavo cercando di fare un video abbastanza veloce, se ci riesco. Allora, prendiamo un attimo il ritracciamento di Fibonacci e misuriamo da qua, ok, a qui. E guardate un po', uh, siamo sul livello. Siamo ancora sopra il livello 38,2 su questa resistenza qua. Mentre il, il rettangolo che ho tracciato io, eventualmente dovesse bucare questa resistenza, siamo tra 38,2 e 5,8. 5,82 0,5. Eh, quindi arriveremmo tra gli 8008 e 806. Quindi io perché ho tracciato questo? questo Rettangolo perché solitamente diciamo che Fibonacci ci dice che quando i mercati o quando un prodotto, un asset particolarmente eh, che è cresciuto particolarmente velocemente in modo particolarmente veloce, ritraccia in genere i ritracciamenti si cominciano a misurare dopo sotto i 38,2 a scendere e potrebbe arrivare anche a 61,8, eh, potrebbe arrivare anche qua, quindi lo stesso livello che vi ho segnato qui a 8,300. Questo adesso lo cancelliamo, ok. Quindi cosa c'è da fare? Eh, questo, nessuno lo sa so di sicuro, lo sanno i grandi speculatori che stanno muovendo il mercato. Adesso si stanno ovviamente approfittando del fatto che il coronavirus sta guidando un po' la fobia, no? tutte, tutte le paure. Eh, è chiaro che è una grossa scusa, il, il problema c'è, ma insomma, non giustifica tutto questo caos, secondo me. Poi, per carità. Ognuno è libero di vederla come, come, come preferisce. Quindi, io stasera voglio vedere come chiudere il Nasdaq prima di capire effettivamente quale sarà l'andamento dei mercati nei prossimi giorni. Spero che resti ancora sopra i 9000. Staremo a vedere. Diamo intanto un'occhiata all'oro. Loro, chiudiamo questo script qua che tanto è soltanto indicativo. È un mio script di test. L'oro, portiamo sul giornaliero, come potete vedere oggi eh, ha fatto questo, sta segnando questo candelone rosso, significa che l'oro in qualche modo è arrivato al limite qua a 1,687 e poi i venditori, e poi qualcuno ha deciso di passare alla cassa e ha cominciato a vendere per, per realizzare i, i profitti dovuti a questo slancio qui che vedete è partito il 5 febbraio. Eh, oggi siamo ancora su livelli... Eh, Molto alti perché siamo a 1,644 siamo insomma a livelli molto, molto alti. Siamo sopra i 1,600 che avevo segnato qui come eh, resistenza che ha bucato, come vedete, precedentemente, velocemente anche della portata di qua. E eh, quindi sull'oro per il momento si resta in attesa. Eh, dal mio punto di vista, molto probabilmente, se continua questo tipo di, di volatilità sui mercati è possibile che lo vedremo a 1700 anche a 1750 saremo a vedere eh, petrolio guardiamo un attimo il petrolio come vedete ovviamente il petrolio dopo il bel recupero che aveva fatto segnare qualche giorno fa è tornato proprio, è tornato ad affondare sotto la quota dei 51 dollari e siamo a 5045 5045 5046 eh, io Onestamente lo aspetterei qua, intorno ai 49,50, prima di decidere se aprire una posizione in acquisto. Uh, qui è l'OPEC che dovrà in qualche modo spingere il prezzo per farlo tornare sui livelli a loro più convenienti. Per il momento diciamo che il petrolio segue esattamente l'andamento dei mercati e quindi quando c'è crisi sui mercati il petrolio tende a scendere. Guardiamo un attimo Bitcoin, togliamo un attimino anche questo. Qui siamo sul 4 ore, come potete vedere. Bitcoin è andato a toccare, è andato ad appoggiarsi oggi su questo supporto, su questo supporto qua, a 9.003, che ha già usato diverse volte nel corso degli altri mesi. Cosa possiamo dire qua? Non c'è molto perché Bitcoin, come sapete, non fa... Mm, è difficile fare previsioni su questo tipo di asset, però tutte le criptomonete sono in discesa come spesso succede quando uh, si muove il Bitcoin. Uh, per cui possiamo solo aspettarci che da qui possa rimbalzare in qualche modo e tornare di nuovo a testare i 9007, staremo a vedere. In questo momento diciamo c'è molta indecisione un po' dappertutto, quindi è anche difficile fare delle, delle ipotesi. Il mio termometro non per il coronavirus, ma per i mercati, in questo momento è il Nasdaq che mi dà un polso della situazione abbastanza affidabile. Quindi attendo con, attenderò la chiusura di questa sera per capire un po' come muovermi nei prossimi giorni. Nel frattempo, eh, sto cominciando a valutare strategie diverse. Ho dovuto chiudere le posizioni su Amazon perché. Purtroppo sono andate a prendersi lo stop-loss sopra il break-even, anzi purtroppo è andata bene perché comunque abbiamo portato a casa un, un, oltre il 15%, quindi eh, tutto di guadagnato. Però è un peccato perché ho alcune posizioni che secondo me alla lunga ancora continueranno ad andare molto molto bene. Um, quello che vi posso dire io in questo momento vi do un consiglio, non fatevi prendere dal panico bisogna fare le, le, tutte le operazioni in, nella massima certezza, se vi lasciate prendere dal panico il mercato vi si mangia, ve lo dico per esperienza, quindi riflettete bene, studiate, eh, documentatevi, non lasciatevi impressionare dai media, eh, in questo momento eh, ragazzi io vivo in una delle zone, anzi vivo in Lombardia per cui, eh, so benissimo che problema c'è in questo momento e vi assicuro che. Eh, cioè. vi <ride> viene da sorridere perché è veramente non è una roba che in, in questo momento secondo me non sta né in cielo né in terra. E, però vabbè, eh, il problema c'è, è sicuramente grosso e va risolto. Eh, non spetta a me risolverlo, spetta a qualcun altro, in questo momento chi lo deve risolvere sta facendo possibile, forse andava fatto molto prima, però tant'è in questo momento siamo in questa situazione, noi pensiamo ai mercati ora e poi penseremo a qualcos'altro. Quindi mi raccomando, calma e sangue freddo, continuate a seguirmi se vi piacciono i miei video, uh, domani spero di farne uno con un pochino più calma, scusate se sono stato un po' troppo uh, veloce e soprattutto se ho espresso qualche concetto in maniera molto superficiale, però se avete dubbi o domande chiedete pure, io sono sempre qua. E mi trovate sul canale o su etoro o sui miei vari social che trovate uh, nei link sotto in descrizione. Quindi, come sempre, uh, stay tuned, finger crossed. E ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!